Allora ti faccio vedere la differenza tra quella normale, che è questa, e quell'altra, che è quella lì. Questa qui ha la tastiera di palissandro, lo vedi? Con i segnatasti a punto. Questa invece ha la tastiera di ebano, con i segnatasti rettangolari di madreperla. Questa qui ha la filettatura binding, si chiama, questo qua, no? Lungo tutto il corpo, lo vedi? E anche sulla paletta, vedi? Questa invece il binding ce l'ha lungo il corpo, lungo il manico, ma non sulla paletta. Vedi che manca il Le filetto meccaniche sull'angolo. del rover Esatto, cambiano. le meccaniche sono diverse. In generale, questa qui ha l'hardware cromato, vedi? Dove la Lucy invece ha l'hardware dorato. Poi ovviamente c'è la differenza più evidente che questa qui ha le due buche a F, una e due, e l'altra no, perché BB King non voleva il feedback, siccome risuonavano per causa delle buche, allora si è voluto una chitarra senza. Poi quella ha un controllo in più che è questo qua che si chiama Variton. Per il resto la famiglia è la stessa, cambiano i microfoni. Questi si chiamano 57 Classic o Puff, non mi ricordo più, e quelli si chiamano 490. Le abbiamo provate 2 secondi fa e quella pare un po' più croccante rispetto a questa qua. Comunque sono tutte e due suoni di altissimo livello. Comunque sono tutte e due chitarre da migliaia di euro, ovviamente.